Esperienza e concretezza, queste le qualità principali di Gabriele Melogli per Lorenzo Cesa che, come aveva detto poche ore prima Matteo Salvini, sempre da Piazza Celestino V, è convinto che l'avvocato vincerà. Il leader dell'UDC è arrivato a Isernia per sostenere la candidatura del professionista che ha già guidato l'ente di Palazzo San Francesco per 10 anni e non sembra curarsi della spaccatura del centrodestra e delle forti frizioni con Fratelli d'Italia, almeno con la parte ufficiale del partito che ha scelto un altro candidato sindaco, sottolineando invece che attorno a questa scelta, quella di Melogli, c'è la piena unità della coalizione. La scelta di Gabby è una scelta eroica, no? Oggi fare il sindaco veramente è molto dura, ma ha fatto bene di nuovo a esporsi e tornare a guidare questa città. Lo ha fatto in maniera straordinaria, ho dei ricordi straordinari della sua gestione sindacale. Veniva spesso a parlarmi, ma mi parlava sempre dei problemi di questa città e penso che abbia lasciato il segno già. E sono sicuro che farà cose all'insegna della concretezza. Ho visto che ha scritto 3 paginette, 4 cose serie, anche troppe, sì, anche perché noi siamo così, noi, la nostra generazione, noi democratici cristiani, siamo abituati a dire poche cose ma a farle. Quelle cose, ecco, noi siamo queste, sono qui veramente non solo per motivi politici ma anche per affetto nei confronti di Gabri e per gratitudine nei confronti delle tante delle amiche e degli amici che ci mettono la faccia in questa campagna elettorale per conto dell'UDC, dello scudo crociato. Accanto a Melogli, definito eroe come tutti coloro che si gettano nell'agone per ricoprire il complicato ruolo di sindaco, anche il governatore Donato Toma. Contro di lui in queste ore hanno puntato il dito il centro-sinistra e anche i dissidenti della maggioranza, Iorio su tutti, per il suo piano operativo sanitario in cui non vengono riportati alcuni reparti dell'ospedale veneziale, divenuto un tema centrale della campagna elettorale isernina. Lui però ha garantito: abbiamo presentato un progetto da 100 milioni di euro per questo presidio e nessun reparto verrà toccato. Farà un comizio qui in piazza e Gabriele Melogli, quando sarà il momento, potrà chiedermi conto di queste parole, ma come lo potranno fare tutti i sindaci, naturalmente. Oggi Iorio ha affermato che emodinamica non ci sarà più all'ospedale di Isernia e quindi per quanto riguarda gli infarti non sarà più possibile curare. Cosa rispondiamo? Beh, non allarmiamo la popolazione perché oltre certi limiti l'allarmare la popolazione può significare anche qualcos'altro. Ribadiamo che cardiologia Isernia c'era, c'è e ci sarà, emodinamica c'era, c'è e ci sarà, quindi togliamo dalla testa degli isernini questi dubbi, ammesso che ne avessero.